Fabrizio Zani. È nato? A Milano il 9 giugno 1953. Allora, lei ha una condanna per formazione di banda armata in concorso, partecipazione a banda armata, eccetera, reati del 1982, poi omicidio 82, detenzione illegale di armi e munizioni, sempre dell'82, e, associazione sovversiva del 74, fatti del 74, quindi detenzione di armi e munizioni 1980. Quali erano le basi operative a Torino? Allora, a Torino c'erano una sola base operativa e non era quella. Quella era casa mia e della Jean Cogolli. Punto. La base operativa era nella disponibilità di Paolo Stroppiana, che era un ragazzo di Torino, e tutto il rapporto di cui io sono a conoscenza dei carabinieri sulla base di via Monte Asolone, io le ricordo che ho appena giurato, è completamente falso. È completamente falso. E quando la persona che è, non so se sapete la storia, se no ve la racconto con calma. Allora, quando si pente Walter Sordi e ci rendiamo conto che si poteva essere pentito anche Paolo Stroppiana, abbiamo il dubbio, io e Jean Cogolli, che Stroppiana sapesse dove era la nostra casa di Torino. Sicuramente sapeva la zona, ma noi non avevamo idea se ci avesse magari accompagnato troppo vicino qualche volta, per cui sapesse dove era esattamente la casa. Per cui siamo scappati. Quando io e Jean siamo scappati, in quella casa c'erano esclusivamente cose relative alla latitanza mia e di Jean. Quindi sicuramente ho lasciato dentro una pistola o due, ho lasciato dentro un po' di documenti falsi, qualche timbro e nient'altro. Dopo un po' di tempo, visto che non usciva la notizia che la casa era stata trovata, ho chiamato un mio amico, un tossicodipendente di Vicenza che mi doveva alcuni favori, che si chiama Alex Tognazzo. Alex Tognazzo, Tognazzo di Vicenza. L'ho chiamato e gli ho detto: Alex, posso prego, prima che lei continui, prego, farle una domanda incidentale? Prego, prego. Cosa significa l'affermazione quando abbiamo capito che la casa non era stata trovata? Non è uscito nessun articolo di giornale in cui diceva trovata base di terroristi, e quindi abbiamo pensato che potevano non averla trovata. Okay. Ho chiamato Alex e gli ho detto: ascolta, c'è questa casa, fra l'altro mi ricordo c'era anche dell'oro, insomma c'erano anche dei valori, no? Ti do le chiavi, tu fai finta se c'è la polizia o qualcosa del genere, dici che te le ho date io, fai il mio nome e cognome, dici che Fabrizio mi ha detto aveva una dritta in questo appartamento. E quindi Alex Tognazzo prende le chiavi di quella casa, va nella casa e la casa è vuota. In che giorni va nella casa? Non mi chieda troppo, non me lo ricordo. Tipo, faccia conto, una settimana, 10 giorni dopo da quando l'hanno trovata. Loro dicono di averci aspettati, giusto? E che non hanno portato ma via... Ma al di là di cosa dicono... Scusi, un attimo solo, lei dov'era quando ha telefonato a Tognazzo? A Torino. Era a Torino? O a Milano, non so. Ero ok, lì. E Tognazzo ci va dopo quanti giorni? 2 giorni dopo. 2 giorni dopo, ok. Vi vedete in quel periodo lì? Io e Tognazzo? No, abbiamo fatto tutto per telefono. Scusi, no, sì. Appunto, le chiavi che gliele ha date. Sono passati 40 anni, gliele ho date io per forza. Cioè. No. Gliele ho date io, ma non mi ricordo, abbia pazienza. In quei 2 giorni lei è andato da Milano o Torino a Vicenza e gli ha dato le chiavi? No, a Vicenza no. Insomma, ha detto che è un suo amico di Vicenza, dove stava? Che è un mio amico di Vicenza. Padova, di Padova. Eh? No, è di Vicenza e io devo andare a Vicenza per vederlo? No, scusi, dove l'ha rintracciato per telefono? Perché i cellulari non c'erano, quindi lei l'ho rintracciato a casa sua. E dove era a casa sua? E chi se lo ricorda? Sono passati 40 anni. Io vi sto dicendo quello che è successo. Ho giurato, quindi se sono un testimone attendibile e mi avete fatto venire qui, senta, sono un testimone attendibile. Un attimo solo, non facciamo della polemica. No, non è polemica. Allora bisogna che lei dia delle risposte convincenti. Dove era sto Alex Tognazzo quando gli ha telefonato? A casa sua.
Appunto, ma casa sua non è una risposta. In che città era? Vicenza. Era a Vicenza. Allora, vi siete visti in quei due giorni? Lei ha preso il treno, ha preso la macchina, è andato a Vicenza a dargli le chiavi? No. Chi gliele ha date le ma chiavi? Ma gli ho detto, vieni, no? Come? Si sarà spostato lui, presidente. Si sarà spostato lui? Ma per prendere le chiavi, dove è andato? Ma gliele ho date io, a Milano o a Torino, non me lo ricordo. Vabbè, andiamo avanti. Ecco, questo... No, però, scusate, io non sono qui a prendere in giro nessuno, ma non sono nemmeno qui a essere preso in giro. Io vi dico esattamente allora, tutte le cose che mi ricordo. Allora, le ho detto di non fare della polemica. Andiamo avanti. Lei qui è testimone, risponde alle domande. Tognazzo era una sua conoscenza di vecchia data? O... Sì, eravamo stati in carcere a Bologna molti anni prima, insieme. E Tognazzo era suo conoscente, amico? Per ragioni... Eravamo amici, ci eravamo fatti parecchi favori reciproci. Ecco, per ragioni di militanza? No, no, era un tossicodipendente. Ecco, quindi questa persona si reca a Torino per suo conto? Esatto. E entra in questo appartamento? Esatto. Ecco, la scelta di mandarlo all'interno dell'appartamento era funzionale, quindi lo spieghi? A recuperare, se la polizia non aveva ancora trovato la casa, era funzionale a recuperare le pistole, i documenti e soprattutto i timbri per fare i documenti. Tognazzo entra, è giorno, accende la luce e trova la casa completamente vuota, completamente vuota. Quindi il rapporto che dice che loro hanno trovato le famose taghe dopo è falso. Lei ha letto questo Punto. Rapporto? Eh? L'ha letto questo Me rapporto? Me ne ha parlato un giornalista di Napoli, mio amico. Chi è? Tassinari. Tassinari. E i dettagli di questo rapporto? No, non li conosco. Non li conosco. So che la polizia e i carabinieri sostengono di avere trovato in quel covo quelle famose targhe di cui sta parlando lei. Nella mia casa... No, non ho parlato di targhe. Sì, ha parlato di targhe. No, veramente io... Ha parlato di... No, non ha parlato di targhe. Comunque, non ho parlato. Poi vediamo. La dotazione logistica che avevate nella base operativa e o nell'appartamento covo, poi l'interpretazione spetta a questo processo darla, di via Monteasolone 63/C, può descriverla e... Può dirci da dove venivano queste armi e questo materiale? Allora, io questo glielo dico ancora e chiedo che la cosa però venga accettata. L'appartamento di Via Monteasolone non era una base. Nell'appartamento di Via Monteasolone non c'era nessuna dotazione tranne la mia pistola personale e forse un'altra pistola. Nella base operativa di Nella Torino. Base operativa io non ci ho mai messo piede. Allora, un attimo solo, cerchiamo di andare avanti col ragionamento. In via Monteasolone, dove sarebbero state trovate le armi, eccetera, eccetera, gliele ha messe qualcun altro? No, non c'erano, non c'era niente. Allora, quando sono state trovate, provenivano da qualcun altro? Allora, il problema non mi riguarda. Io vi garantisco che in via Monteasolone... Non... Ascolta, perché io insisterei su questa cosa? Sono passati 40 anni. In via Monteasolone non c'era niente. Ok, allora sono state trovate. E chi... Nell'altra base, quella di Paolo Stroppiana, che era stato infiltrato dai carabinieri nel nostro gruppo di Torino, sono state trovate tutte le armi e tutto il resto. Quindi lei sta dicendo che Stroppiana a monte era stato infiltrato? Paolo Stroppiana venne arrestato quando trovarono la... Allora, è andata così a Torino... Trovano la base vera, la base operativa, e ovviamente in 10 secondi sanno che è di Paolo Stroppiana e lo vanno a prendere. Dove? A casa sua, perché Stroppiana non era latitante. Lo vanno a prendere, ma non lo arrestano. La base operativa, operativa dov'era? Allora, l'indirizzo esatto non me lo ricordo, era una piccola, però le dico di chi era, di chi a era? Chi era intestata. È un nome che trovate nel processo, io non me lo ricordo. Nel gruppo di Torino c'era Mauro Ansaldi e il cognato di Mauro Ansaldi, che si chiamava Tommy e qualche cosa, di cui adesso il cognome non ricordo. Il cognato di Tommy era il proprietario di quell'appartamento, che era un ufficio
e in quell'appartamento lavorava Paolo Stroppiana. La polizia, i carabinieri o chi per loro, arrivano tramite Walter Sordi a quell'appartamento. Dopodiché vanno a prendere Stroppiana, lo acchiappano per un orecchio e ce lo infiltrano. Da quel momento in avanti Stroppiana ha fatto con me 2 rapine, portandosi dietro i carabinieri, cioè i carabinieri ce le hanno lasciate fare, ci hanno lasciato fare 2 rapine a Roma. Paolo Stroppiana era da quel momento in avanti infiltrato nel nostro gruppo. Allora, lei ha detto che è fuggito da via Monte Asolone perché riteneva che Paolo Stroppiana si fosse pentito, l'ha detto prima. Sì, però poi Paolo Stroppiana è tornato perché Paolo Stroppiana in quei giorni era sparito, perciò noi pensavamo che si fosse pentito. No, quando è tornato. Voglio fare un ragionamento. Sì. Allora, lei fugge, addirittura scappa di casa, quindi il sospetto o l'intuizione che Stroppiana si sia pentito è molto forte, no? Molto, sì. Mm. Ciò nonostante, lei dopo fa delle rapine con Stroppiana. Come fa a fare delle rapine con uno di cui non si fidava più? Perché Stroppiana è tornato e ci ha spiegato che in quei 2 giorni era scappato anche lui e se n'era andato da qualche parte. Quindi adesso vi ha convinto del fatto che non si era pentito? Esatto. Andiamo avanti. Dal momento del decreto di perquisizione e sequestro del 20 ottobre 82, ok? Lei mi dica che cos'è il sequestro attuato in via Monte Asolone 63, okay, dove non c'era niente. Ecco, lei ha, in che periodo ha avuto il possesso in questo lasso di tempo dell'appartamento? In che senso? Dal 20 ottobre 82 in avanti lei ha avuto la disponibilità dell'appartamento, delle chiavi dell'appartamento, e si è recato nell'appartamento? No, le ho detto che vi ho appena raccontato cosa è successo. Le ho date a Tognazzo per andare a vedere cosa c'era dentro. Okay. Punto. No, microfono. Se posso inserirmi, rispetto al 20 ottobre dell'82, data in cui viene fatta la perquisizione e il sequestro in quell'appartamento, lei da quando aveva il possesso dell'appartamento? Guardi, esattamente non me lo ricordo, direi un 6 mesi. Da 6 mesi prima? Direi, però adesso mi chiedete. Al 20 ottobre 82 lei abitava ancora in quell'appartamento? Allora, un latitante gira molto, quindi nel frattempo sono stato a Parigi, sono stato a Milano, sono stato a Roma, eccetera, però diciamo la mia casa era quella. Quindi c'erano suoi effetti personali, aveva le chiavi dell'appartamento, ci andava. Sì. E questo da circa 6 mesi prima. Sì. Grazie. Luca, solo vorrei sapere chi finanziava la sua latitanza. Le rapine. Ah, quindi lei faceva rapine anche all'estero? No, perché all'estero io andavo a Parigi e ritenevo che non bisognasse fare niente in quello che consideravo il buon ritiro, cioè il posto dove starmene tranquillo. Quindi le rapine le ho fatte solo in Italia. Si finanziava con le rapine fatte in Italia? Sì. Volevo chiedere una cosa. Lei è sicuro che in via Monte Asolone non c'era assolutamente niente? Assolutamente. No, un attimo. Alla prima volta che sono andati ovviamente hanno trovato le mie cose e le hanno portate via. E quindi ci saranno state, credo, un paio di pistole, un po' di questi documenti che vedo qua, i timbri per fare i documenti falsi e basta. E della refurtiva. Ok. Le divise, scusi Presidente, le divise da carabiniere c'erano? Non me lo ricordo, può darsi, ma non me lo ricordo. Allora, lei era sicuro che c'erano queste cose qui, ma comunque non c'era un arsenale? Nella maniera più assoluta. Ok, allora che cosa doveva andare a controllare Tognazzo? Se avevano trovato tutto il resto. Il resto che cosa? Allora, l'ho appena detto, i documenti, i timbri, le mie pistole, i soldi e dei gioielli. Ma lei ha spiegato a Tognazzo che era un posto dove potevano capitare i carabinieri o la polizia da un momento all'altro? Certo. E Tognazzo, ciò nonostante, è andato? Si sarebbe tenuto una considerevole somma di quello che c'era dentro. Cioè, in pratica, lei avrebbe pagato Tognazzo per fare sta sortita? Esatto.
Ok, e lei è fuggito in quel periodo? Io ero sempre in fuga, cioè ho cambiato casa. E Tognazzo che cosa si sarebbe tenuto? Non me lo ricordo, ma tanto, credo di avergli promesso o tutti i gioielli o 1 milione, 2 milioni. Un milione, 2 milioni glieli avrebbe dovuti dare lei? Certo. Quindi vi sareste dovuti rivedere? Certo che sì. Nonostante lei fosse sempre in fuga? Guardi che io vedevo continuamente gente pur essendo in fuga. Lei vedeva continuamente gente, quindi certo. Era inserito in una rete operativa molto attiva, capillare. Avevo molti amici che mi sostenevano alla latitanza. Andiamo avanti. Ecco, prima ha parlato di luce accesa in questo appartamento. Può spiegare queste cose? Le ha sapute da Tognazzo? Allora, il giorno dopo... Ha parlato con Tognazzo dopo. Tognazzo è ancora vivo? Scusi, Tognazzo è ancora vivo? Non ho la più pallida idea. Non l'ho mai visto. Alex Tognazzo? Starebbe per Alessandro? Alessandro Tognazzo? Quanti anni aveva? 1970. Avrà avuto una trentina d'anni. Allora, nel 1982, quindi dovrebbe essere più o meno, grosso modo, del 52. Credo fossimo più o meno coetanei, forse era qualcosa più giovane di me. L'ha incontrato quindi Tognazzo dopo? No, ci siamo telefonati, si è incazzato moltissimo, dove mi hai mandato. Basta. Ecco, e questa cosa della luce accesa lui, gliela ha detta Tognazzo? No, il giorno dopo su tutti i giornali è apparso che i carabinieri a sera, con mano a mano che si è fatto buio, hanno visto la luce accesa, al che hanno fatto un mega blitz, convinti di prenderci dentro l'appartamento. Nel periodo di militanza in terza posizione, recte di collaborazione con terza posizione, quindi nel periodo 80-82, all'interno del vostro movimento c'era un dibattito sul tema delle infiltrazioni nella destra eversiva del tempo? Sì, e diciamo che io ero uno di quelli che se ne occupava in prima persona. In modo particolare questa attività di scrematura dei militanti della destra eversiva che potevano essere compromessi con apparati dello Stato, su che figure insisteva? Cioè su che figure erano in modo particolare incentrati i vostri sospetti in questa attività di inchiesta? Allora, i vertici di Ordine Nuovo e i vertici di Avanguardia Nazionale erano manifestamente collegati ai servizi segreti italiani. Quindi Stefano Delle Chiaie, Paolo Signorelli, ecco, Franco Freda. Se può dire qualche elemento di fatto che sostiene questa affermazione. Ve ne posso dare quanti volete. Sì, sì. Come? Sì, sì, prego. Allora, non so, i militanti di Avanguardia Nazionale che facevano per dire attacchinaggio di manifesti di Avanguardia Nazionale avevano normalmente in tasca dei numeri di telefono e quando venivano fermati la sera dalla polizia facevano chiamare il numero di telefono e venivano immediatamente rilasciati. Questo è uno. E non lo so, Stefano Delle Chiaie quando viene stradato e sbarca all'aeroporto di Fiumicino resta sull'aereo e lo va a trovare il PM Infelisi prima di farlo sbarcare e di consegnarlo alla polizia italiana, cosa per cui il PM Infelisi ebbe molti problemi. E... che dirvi? Guido Giannettini, mi sembra che il nome sia sufficiente per dire che tutta la cellula veneta era strettamente collegata ai servizi segreti e che la cellula veneta faceva parte di una delle due ali di Ordine Nuovo. Quindi Freda Ventura e tutto il contesto veneto. Giannettini, è che me lo sto inventando io. Il capitano Labruna, capitano del SID Labruna, partecipa all'organizzazione dell'attentato a strage sul Rapido, dove resta ferito Nicoazzi. Il capitano Labruna partecipa proprio quello del 73. Sì. Quindi, voglio dire, i rapporti fra servizi segreti e estrema destra sono un fatto. Noi abbiamo provato, e è stato l'ultimo tentativo, di separare le idee nazional-rivoluzionarie, le chiamavamo, dalla reazione
dalla destra. È stato il nostro ultimo tentativo, fallito, il quale io personalmente ho salutato tutti e me ne sono andato. Anche Cavallini e Fioravanti avevano rapporti con i servizi segreti? Assolutamente no. Ecco, cioè lei lo esclude o non lo sa? Allora, lo escludo perché, visto che era proprio il mio, tutti lo sanno, era il mio chiodo fisso. No, il suo chiodo fisso qual era, scusi? Quello di liberare l'estrema destra dal condizionamento dei servizi segreti. Quindi, senta, e Facchini invece? Facchini era uno dei servizi segreti. Era uno dei servizi segreti. Insieme a Luigi Fallica, qua di Bologna. Ecco, Luigi Fallica appunto... Era uno dei servizi segreti. Ne avevate avuto contezza in quale modo? Lo diceva lui, era molto facile. Lo diceva lui? Sì, sì, era facilissimo. Lui diceva normalmente il SID è con noi. Quindi ne parlava in termini di alleanza? Sì. E questo da voi, capisco, non era accettato, ovviamente. Beh, diciamo da me, no? Diciamo che io ho cercato di portare avanti, se avete letto qualcosa di quello che ho scritto, ho cercato di portare avanti questa operazione. Ecco, per dire che Gilberto Cavallini e Fioravanti non avevano contatti con i servizi, lei ha fatto qualche tipo di inchiesta interna al vostro movimento? Allora, con Gilberto ho parlato a lungo di questa cosa. Ecco, può dirci dove? Beh, no. Non me lo ricordo dove. Vabbè, ha parlato a lungo, ecco, può dirci. Ho parlato svariate volte a lungo di queste cose con Gilberto, ci dica, come ne parlavo con tutti gli altri. Ci dica allora, Gilberto Cavallini, di che cosa le parlava in questi colloqui? No, più che altro ero io che parlavo. Comunque ho spiegato a tutti e ho detto a tutti, attenzione, se... Per dire, uno come Massimiliano Facchini cerca di nuovo di controllarvi o di controllarti, o Paolo Signorelli, cioè gli abbiamo anche organizzato gli agguati, cioè gli è andata bene a tutti, insomma. Massimiliano Facchini ebbe la sfrontatezza di proporsi di editare Quex, voglio dire. Di editare? Sì, me lo fece incontrare l'avvocato Bezzicheri, perché lui mi cercava. Dopo che è uscito il mio numero di Quex, dove attaccavamo questa gente... Massimiliano Facchini cercò di contattarmi, mi prese un appuntamento nell'ufficio di Bezzicheri, andammo e lui mi disse: ah, ma che bella iniziativa, un giornale dei detenuti politici, dai, facciamolo insieme, io posso mettere tanti soldi. E io gli risposi: guarda, giusto perché siamo nello studio dell'avvocato, te ne vai con le tue gambe, se no non te ne andresti. Cioè, in pratica tentò di cooptarvi? Questo era il loro... facevano così, era proprio il loro... Modus operandi era quello di cooptare i ragazzi. Ma Giorgio Vale, perché è stato ammazzato Giorgio Vale? È stato ammazzato perché gli hanno detto: dai, mettiti un attimo calmo, vieni in Sud America da noi che ti addestriamo, ti insegniamo tante cose, tante tecniche, eccetera eccetera. Glielo propose Carmine Palladino e lui rispose a Carmine Palladino, istruito da gente come me: io delle chiaie non lo voglio vedere nemmeno in cartolina perché è uno sbirro. E infatti il giorno dopo, due giorni dopo, l'hanno ammazzato mentre dormiva. Veniamo a Paolo Signorelli. Lei l'ha conosciuto, Paolo Signorelli? Paolo Signorelli non posso dire proprio di averlo conosciuto. Diciamo che l'ho visto due o tre volte, l'ho conosciuto in carcere, ma per un attimo, e poi un paio di volte mi è scappato dalle mani. E invece la conoscenza prima della carcerazione era venuta... Non lo conoscevo. Lei voleva uccidere Paolo Signorelli? Sì. Come mai non l'ha fatto? Perché andò latitante, cioè gli fecero un mandato di cattura poco prima che dovesse scattare l'operazione. Uh-huh. E me l'aveva fatto vedere Gabriella Dinolfi, detta fra di noi. Sa se Gilberto Cavallini conosceva Paolo Signorelli? Non lo so. Sa se Valerio Fioravanti conosceva Paolo Signorelli? Sì, ma credo che fosse in pessimi rapporti. Però l'aveva conosciuto? A Roma. Sì. Progetti di eliminazione di Massimiliano Facchini, sa se riguardarono altri militanti che la pensavano come lei delle infiltrazioni? Se io mi ricordo bene, sì,
mi sembra Egidio Giuliani, però non voglio dire sinceramente chi, proprio non me lo ricordo. Diciamo che c'era un discreto numero di persone che avevano coscienza di questa situazione. Roberto Fiore, lei può dirci quando e in che contesto l'ha conosciuto? Roberto Fiore l'ho conosciuto quando sono andato a conoscere quelli di terza posizione a Roma nel 1979, direi. Ha avuto modo anche di incontrarlo a Parigi o a Londra? No. Quindi solo in Italia? Lui stava a Londra, io stavo a Parigi. Nel contesto romano, che ruolo aveva in terza posizione Roberto Fiore? Era uno dei due capi di terza posizione, lui, dei tre capi, lui, Gabriele Adinolfi e Peppe Dimitri, che era l'uomo di Stefano Delle Chiaie all'interno di terza posizione. Voi quando scoprite che Peppe Dimitri è un soggetto, come dire, eterodiretto da Delle Chiaie in terza posizione? Loro lo sapevano già, ma non sapevano quello che io sapevo di Delle Chiaie. Quindi Fiore e Adinolfi sapevano della provenienza e del rapporto di Peppe Dimitri con Delle Chiaie? Sì. Ok. E, a livello organizzativo, terza posizione, come si strutturava? Aveva una parte politica e una parte operativa? Aveva una sede sotto al Quirinale. E, no, ma non era un gruppo terroristico, era un gruppo di attivisti, studenti di estrema destra, che si rifacevano a Peron all'epoca e alla terziera posizione. Questo nel 78-79, poi l'evoluzione, anche terza posizione sappiamo ha un'evoluzione. Terza posizione ha un'evoluzione grazie all'inchiesta sulla strage di Bologna. È chiaro che se voi mandate latitanti 100 ragazzi che stanno facendo politica, vi ritrovate una cinquantina di gente che fa la lotta armata. Nel periodo quindi del 1980 c'erano rapporti di mescolanza, chiamiamoli, fra INAR, parlo di Cavallini, Fioravanti, Mambro e militanti di terza posizione? Peppe Dimitri. Solo Peppe Dimitri? Solo Peppe Dimitri. Quindi Peppe Dimitri militava anche nei INAR? Peppe Dimitri era l'agente di Stefano Delle Chiaie a Roma. Dovunque ci fosse da intervenire, interveniva. A un certo punto però Peppe Dimitri esce di scena. Esatto. Ecco, in quel momento, quando cioè Peppe Dimitri e il suo ruolo anche di operativo, di capo operativo di terza posizione, non c'è più, chi lo sostituisce in questa veste? Allora... C'è stato un dibattito su questo sì, tema? No. L'idea che terza posizione avesse un reparto operativo, come sta dicendo lei... non è vero, cioè terza posizione aveva gli attivisti, punto. Peppe Dimitri, che era il capo degli attivisti di terza posizione, faceva anche le rapine con INAR per mandare i soldi a Stefano Delle Chiaie. Quindi, però terza posizione non aveva un gruppo armato fino a quando non scoppia il dramma. Quindi Dimitri come terza posizione si appoggia o collabora sostanzialmente, stringe un patto operativo con INAR a fini di rapina, capisco bene? Sì. Ecco, e la scelta cade su INAR perché ragione, lei lo sa questo. Ma non c'è, INAR non sono un'organizzazione, non sono mai stati. INAR sono sempre stati una sigla. I gruppettini, gli amichetti di estrema destra di Roma, quando volevano fare qualcosa di eclatante, la rivendicavano come NAR, punto. Non c'è mai stata un'organizzazione, nulla, armati rivoluzionari. Ecco, però... Diciamo che, leggiamola così, ci sono delle persone dell'estrema destra romana di quel tempo che commettono dei reati molto gravi e li firmano, e li firmano NAR. Ecco, avrei potuto farlo queste persone anche. Sono Cavallini, Fioravanti. No, Cavallini non c'è ancora. Cavallini era, arriva dopo. Cavallini era operativo nell'80. Noi stiamo parlando del 79. Io sto parlando dell'80. Ah, va bene, sì. Okay. Allora, dopo la strage... No, ma aspetta, rimaniamo nell'80, gentilmente. Sì. Allora. In sostanza, lei ha detto, riassumo, che Dimitri, da terza posizione, andava con, chiamiamolo gruppuscolo o singoli che rivendicavano con la sigla NAR, poco importa, diciamo che c'era una relazione fra questo nucleo, che io per, come dire, semplicità nell'esame testimoniale chiamo NAR, sì, vabbè. Okay, e Peppe Dimitri. Allora, Peppe Dimitri sceglieva, battezzava questo gruppo, per una ragione operativa. Allora, io le,
è puramente... Perché non sceglie... Chiedo questo. Le faccio un esempio. Altri soggetti con cui commettere le sue imprese criminali. Mi rendo conto che non è facilissimo, però cerco di spiegarglielo con un esempio. Alessandro Librandi è morto, quindi prendo Alessandro Librandi come esempio. Alessandro Librandi passa davanti a una banca e dice: bella sta banca, mi piacerebbe rapinarla, e chiama Cristiano Fioravanti. Cristiano, ci andiamo a fare quella rapina? Sì, bella idea. Chiama Peppe. Chiamavano Peppe Di Miti e andavano a fare rapina. Cioè, a Roma, forse noi siamo in un altro mondo, ma a Roma litigavano nei bar a voce alta urlando: ah, non hai portato i giubbotti antiproiettile, è deficiente, dovevi portarli tu. E, cioè, e dovevano rapinare la banca a 10 metri di distanza. Era tutto un happening. Ma era la manica di scappati di casa. Voi, io lo so che è difficile crederci, ma erano una manica di scappati di casa. Che commettevano anche degli omicidi, ecco, oltre che delle rapine. Scappando di casa si possono fare anche gli omicidi. Però, un attimo, gli omicidi dei NAR, gli omicidi non nascono dalle piante. A Calarenzia non l'hanno fatta i NAR. Sì, ok, però parliamo delle condotte dei NAR. I NAR hanno risposto, erano gli estremisti di destra di Roma più cattivi, che hanno risposto a un attacco che c'è stato in quegli anni contro l'estrema destra. Allora, veniamo ai fatti che riguardano la nostra imputazione. Non è che i morti di destra contano come tutti gli altri. No, ma non è questo il tema del discorso. Eravamo partiti da un rapporto fra il capo operativo di terza posizione... Spero di essere stato chiaro. E Inar, ecco. Le chiedo questo, allora. Siccome lei ci ha parlato di Stefano Delle Chiaie prima, e ci ha detto addirittura di un incontro a cui ha partecipato lei direttamente alla presenza di Massimiliano Facchini nello studio dell'avvocato che menzionava prima, e in quel contesto sono stati offerti dei soldi, e ci ha detto che Massimiliano Facchini era secondo lei un uomo dei servizi. Sì. Ecco, quindi il contesto dei servizi sul piano logico mi farebbe dire che poteva offrire del denaro al mondo dell'estrema destra, magari non a lei, certo, ma a qualcun altro. Sì, certo che sì. Ecco. Cioè, quindi, ma non era questo il rapporto? No, allora bisogna solo intendersi, Zani, fra i puri e gli inquinati. Tanto per nel gruppo dei NAR. Ecco, poi è un problema interpretativo questo, ma c'è una parte sostanzialmente dell'estrema destra del tempo, poi la qualificazione, l'individuazione è un altro paio di maniche, ma c'è una parte che può aver avuto dei finanziamenti da contesti come quelli di Massimiliano Facchini o Paolo Signorelli? Allora, non esistono i servizi segreti e Massimiliano Facchini, i servizi segreti e Paolo Signorelli. Esiste un'unità politica che risale a molti e molti anni prima, cui l'estrema destra italiana è stata creata e supportata da quegli ambienti lì. Cioè, non è che avevamo degli infiltrati, mi spiego, erano proprio i capi. Cioè erano strutturati, i vertici. I capi dei servizi segreti dell'estrema destra italiana erano uomini che lavoravano con Valerio Borghese, per dire. Quindi con quegli ambienti lì, ambienti tipo militari. Erano longamanus, mercenari, eccetera, no, eccetera. Mercenari no, erano no. Proprio longamanus, erano proprio loro. Noi lo chiamavamo il Partito Bianco. Nel primo numero di Quex c'è un articolo molto bello che si chiama Il Partito Bianco, quello che poi mi portò immediatamente ai ferri corti a Roma con Dimitri, che per fortuna Adinolfi e Fiore non dissero a Dimitri dove abitavo, loro lo sapevano e non glielo dissero. E Dimitri gli chiese continuamente: dove lo trovo Zani, dove lo trovo Zani, dove lo trovo Zani, perché mi voleva sparare. Anche se loro non facevano la lotta armata. No, Dimitri sì, l'ho detto prima. Dimitri sì. E nel periodo di frequentazione parigina di Gilberto Cavallini, quindi in questa pluralità di dialoghi che avete avuto, Gilberto Cavallini le parlava anche del contesto dei NAR? Le ha mai parlato di Fioravanti? Cosa le devo rispondere? No, le faccio una domanda. Le ha mai parlato di Giusa Fioravanti? Per noi era un infame, punto. Se aveva collaborato con la giustizia dopo l'arresto, per noi Fioravanti era un infame. Fioravanti Cristiano? Valerio. Anche Valerio? Valerio è un infame, Valerio appena arrestato ha cominciato a pentirsi. Poi intervenne Francesca Mambro e gli disse: se continui ti lascio, e lui smise. Ma lui era già in cella con Sergio Calore nel reparto pentiti di non mi ricordo dove. Valerio Fioravanti per noi era per tutti in area, era un infame, punto.
E Luigi Ciavardini, lei l'ha conosciuto a Roma? Luigi Ciavardini l'ho conosciuto appena appena, era un ragazzino di terza posizione, l'avrò visto una, due volte. Ecco, sapeva delle frequentazioni venete di Fioravanti e Cavallini? Di Fioravanti, di Cavallini sì, perché sapevo che aveva fatto quel passaggio per venire giù. Di Fioravanti io non sapevo niente, non assolutamente. Ecco, ha mai saputo dopo l'evasione di Gilberto Cavallini chi diede appoggio a Gilberto Cavallini? Che io sappia Ordine Nuovo Veneto, sì. Io ho finito, grazie. E faccio riferimento al numero di marzo del 1981 che parla dell'omicidio Mangiameli. In particolare una frase, mi interessa che lei me la interpreti, visto che la frase è questa: Francesco ha pagato con la pelle la sua coerenza. Allora, innanzitutto dice molte altre cose quell'articolo. No, dice molte altre cose quell'articolo e dice che i maiali avevano colpito di nuovo e l'avevano fatto per distruggere il movimento, giusto? Quindi, e chi erano questi maiali? Signorelli e quella gente lì. Noi all'inizio, quando c'è stata la bomba, eravamo convinti che fossero stati loro. Il nostro primo pensiero è stato verso di loro. Cioè poi, Signorelli e sì, soci. All'inizio noi pensavamo così. E pensavamo che Mangiameli fosse stato ammazzato per quello. Cioè perché? Perché anche lui diceva che erano stati loro. Anche lui diceva, riteneva oppure sapeva qualcosa? Allora, non abbiamo mai saputo niente della strage di Bologna. Però il contesto era quello, scoppia la bomba, gli stragisti secondo noi erano loro e quindi abbiamo... All'inizio abbiamo dato la colpa a loro, solo che noi poi abbiamo capito che non erano stati loro. È anche chiaro. Vabbè, lasciamo fare. No, scusi, è anche chiaro che vado pure avanti. Allora, cosa c'è stato 3 mesi prima della strage di Bologna? La strage di Ustica. A chi era andata in mano tutta l'inchiesta sulla strage di Ustica? Alla magistratura di Bologna. E la procura di Bologna all'epoca chi era in mano? Cioè il procuratore era Ugo Sisti. Era in mano al Partito Comunista. Quindi stavano dando in mano alla Russia tutti i segreti della NATO. Vabbè, okay. E questo spiega 100 sì. morti alla stazione di Bologna. Allora, siamo nel campo delle valutazioni. Ma può darsi. Prima. Andiamo avanti. L'ha scritto lei il volantino NAR Chiarimenti, firmato NAR, gruppo di fuoco, no. Giorgio Valle Drake del... No, io non ho mai rivendicato niente come NAR in vita mia. Ha mai avuto occasione di sapere, insomma, sentito di ieri, oppure ho avuto conoscenza diretta di un periodo di latitanza che Cavallini potrebbe avere passato in Bolivia? Mi dice qualcosa questo? No. Lei è stato ospitato da Mauro Ansaldi e Gian Cogolli per un periodo a Torino? No. Gian Cogolli ha ammesso in un'udienza passata invece che... Ma dove? A Torino. Dove? Nella casa di Ansaldi a Torino. Io non mi ricordo nemmeno dove abitava Ansaldi. Non ha nessuna importanza, può darsi, va bene. Come può darsi? Può darsi, non ha importanza, ero a Torino con Ansaldi, allora... Passiamo ad altro, per favore. Lei è mai venuto in possesso di fucili MAB modificati nel calcio? No. Tra Massimiliano Facchini e Gian Cogolli c'erano dei rapporti, si conoscevano? Sì, so che si conoscevano, prima che io lo conoscessi... lei distribuiva, se non mi sbaglio, Ordine Nuovo a Bologna. Cioè distribuiva Ordine Nuovo, cos'era, un giornale? Sì. Forse distribuiva anche il giornale Costruiamo l'Azione? Direi di no, perché Costruiamo l'Azione è venuto dopo, però non me lo ricordo. L-
Le risulta che Massimiliano Facchini abbia incontrato la Jean Cogolli poco prima della strage e le abbia consigliato di altre sciocchezze me le dice? Zani, no, questa è una allora, sciocchezza Zani, bisogna che è già stata smentita. Lasci parlare, cerchi di rispondere un po' più a tono, non siamo al bar qui. Questa cosa è stata smentita decine di volte, va bene, e io non la voglio più sentire. Lei deve rispondere, Zani. Sì, allora no, la risposta è no, e lo sa già perché me l'hanno chiesto in 54 processi. Lei dove si trovava il giorno della strage? In galera. Dove? A Regina Coeli. E Jean Cogolli dove si trovava il giorno della strage? A Bologna. A Bologna si trovava? Sì, a casa sua. Grazie. Prego. Ok, non ho altre domande, grazie. Avvocato Brigida deve fare delle domande, mi raccomando, attenenti. Solo qualcuna, Avvocato Brigida, difensore di parte civile. Ecco, innanzitutto Zani, mi riferisco al suo periodo, diciamo, milanese, metà, fine anni 70, e mi riferisco alle SAM, il tema lo aveva bozzato. Io non ho mai avuto niente a che fare con la SAM. Non le risulta che, innanzitutto le SAM sa che cosa sono? Ma vuole che non sappia cosa sono le SAM? Le squadre Azione e Mussolini, sì, che erano l'equivalente dei NAR poi di Roma di 30 anni dopo, erano una sigla che i fascistelli di Milano, quando la sera volevano mettere un candelotto di dinamite alla saracinesca del Partito Socialista, il giorno dopo facevano il volantino e lo firmavano SAM, così su tutti i giornali usciva che le SAM avevano fatto. Io non c'entravo niente perché ero un bambino, ero appena arrivato a Milano e non ho mai avuto niente a che fare con quel giro lì. Ecco, però lei è stato sentito a Brescia nel 2010, quindi nemmeno chissà quanti anni. Sì, mi ricordo benissimo. E disse, rispondendo alle domande del PM, che nelle SAM di Milano lei ha conosciuto un appuntato che faceva parte delle SAM. Questa è una sciocchezza, non so dove l'ha trovato, su Topolino. Allora, senta Daniel, le ho già detto che lei qui non è al bar. E cerchi di rispondere a tono. Anche le domande teste, devono essere, ha capito Zani? Allora capisco che lei possa essere, mi dica il verbale, mi dica, me lo porti, mi faccia allora vedere il verbale. Le garantisco che non l'ha trovato su Topolino. Esibisco il verbale dibattimentale davanti alla Corte d'Assise di Brescia 4 febbraio 2010. E io ho conosciuto un appuntato nell'esame. Grazie. Non so, chi è sto appuntato? Che ne so. Siccome il testo ha parlato di infiltrazioni dell'estrema... Adesso però glielo leggo, adesso glielo leggo. Allora, domanda, le SAM, eccetera, 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 che cosa ci può dire lei di quel gruppo e di quei gruppi? Risposta, niente, perché quando sono arrivato a Milano avevano praticamente finito. Domanda, non erano più operativi? Credo che ci sia stato un appuntato e basta. Vuol dire attentato. Un attentato, no, ha sbagliato la verbalizzazione. No, lei, no, presidente, per piacere. Credo che ci sia stato un appuntato. È un errore di verbalizzazione, vuol dire attentato. Non l'ho capito, ma cosa ride? Ma come si permette? Azzani, per favore. Presidente, lo legge lei, grazie. Cosa vorrebbe dire c'è stato un appuntato? Si mette... Lei ha detto che io avrei detto ho conosciuto un appuntato. Si mette a sedere. Zani, si mette a sedere e tenga un contegno come si deve, capito? Lei è in un'aula di giustizia. Forse è per allora questo... le hanno fatto una domanda, le ho detto risponda a tono, non in questo modo, non se lo può permettere. Lei ha perfettamente ragione. Allora, in questo momento si taccia, per favore. Benissimo. Le tolgo la parola. Parli quando gliela ridò. Ora passiamo ad altro, che non è comprensibile sto verbale. A parte il fatto che ha detto che lui non c'entra niente con le SAM, anche qui. No, ho fatto la domanda
Allora, le ho detto di fare delle domande pertinenti e non è la prima udienza che glielo dico, avvocato Brigida. Cerchi di attenersi a quello che le dico. E cerchiamo di abbassare i toni tutti quanti, eh? Ora, prima il test ha parlato, a proposito dell'infiltrazione dell'estrema destra, dell'attentato al treno Torino-Roma e ha fatto riferimento a Nico Azzi e al capitano Labruna. Giusto? Ora, può raccontare succintamente perché il capitano Labruna ebbe parte in causa in questo attentato? Me l'ha detto Nico Azzi. Riferisca all'episodio. Nico Azzi mi ha raccontato che quando hanno organizzato l'attentato era presente il capitano Labruna dei servizi segreti. Bene. Lei disse sempre in questo processo a Brescia nel 2010 che nel gruppo di Freda vi era un super agente dei servizi segreti infiltrato. Se lo ricorda? No, però sicuramente Guido Giannetti. Vabbè, quindi è lui. Poi, rispondendo alle domande del mio collega Speranzoni, lei ha accennato anche a Luigi Falica, dicendo che era intraneo ai servizi segreti e lo confessava liberamente. L'ho detto un'ora fa. Benissimo. Allora, lei sa anche di agenti del SID che frequentavano Falica? Conosceva agenti del SID che frequentavano Falica? D'accordo, grazie, non ho nessun'altra domanda. C'è qualche altra parte civile che ha chiesto l'esame di questo test? Nessuno deve fare domande, il pubblico ministero? Avvocato Tapote. Una curiosità, lei ha detto che, no, ha detto poco fa, che era in prigione nel momento dello scoppio di Bologna. Si ricorda quanto tempo prima era andato in prigione e quando è uscito? Guardi, allora dovrei essere entrato in carcere nell'aprile perché mi avevano trovato su un furgone rubato e poi credo di essere uscito con un deperimento organico qualche mese dopo, non me lo ricordo esattamente. Lei, immagino, un accenno l'ho fatto prima, abbia parlato, si sia parlato di quello che era successo a Bologna. In particolare lei ha avuto modo di parlarne con qualcuno di quelli che sono stati ritenuti poi gli esecutori, cioè con Fioravanti, Lamambro? Io non ho mai visto in vita mia Valerio Fioravanti, tranne che in carcere. Non ho capito, scusa. Allora, Valerio Fioravanti non lo conoscevo, quindi no. Con Francesca Mambro direi di no, e con Luigi Ciavaldini lo escludo, quindi no. E con Cavallini? Sì, con Cavallini penso di sì. Si ricorda? Ma molti anni dopo. Sì. E si ricorda cosa vi siete detti? Ci siamo detti che era impossibile che fossero stati quelli che all'inizio pensavamo fossero stati. E il suo pensiero lo ha manifestato poco fa. E quello di Cavallini, il pensiero di Cavallini ricorda qual è? No, ma l'ho manifestato adesso, ma non era quello che avevo all'epoca. All'epoca noi non avevamo la più pallida idea di dove fosse arrivato. Ha mai sentito del progetto che era stato elaborato nella primavera dell'80 da Melioli e da Fachini di fare un attentato a un magistrato nel Veneto utilizzando la divisa da carabiniere? Guardi, Massimiliano Fachini poteva avere tutte le divise da carabiniere che voleva in qualunque momento. Perché? Quindi, perché era un agente dei servizi segreti. Prima del 2 agosto... Però, scusi, io non ho mai avuto nessun rapporto con Massimiliano Fachini, con Ordine Nuovo Veneto, con Ordine Nuovo Romano, eccetera. L'ho detto tante volte. Non me lo chiedo ancora. E come fa a essere convinto che Fachini invece fosse collegato ai servizi segreti? Allora,
l'estrema destra era controllata dai servizi segreti fin dai tempi di Valerio Borghese, della decima Mase, tutto il resto. Cioè fine della guerra? Sì, da Gladio, tutte quelle cose lì. Capito. Massimiliano Fachini era uno dei 3-4 capi di Ordine Nuovo in Italia e quindi era amico di Giorgio Freda, quindi era amico di Giannettini. Era un ambiente, non so se sono riuscito a spiegare, non sono le persone, erano due strutture, Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, in mezzo tutta la massa degli estremisti di destra, in cui loro pescavano quando avevano bisogno di fare qualcosa, di avere rapine, come Dimitri che andava a rapinare la Chase Manhattan Bank per mandare i soldi a delle chiare. Quali erano i rapporti tra Fachini e la Cogolli prima del 2 agosto 1980? Nessuno particolare. So che mi ricordo che Jean distribuiva Ordine Nuovo qui a Bologna e probabilmente glielo portavano dal Veneto. Sì, questo comunque gli è già stato chiesto, già risposto. Da quando ha conosciuto Valerio Fioravanti? Le ho detto che non l'ho conosciuto l'ha mai in carcere. L'ho conosciuto in carcere, gli ho pure dato un cazzotto, se risulta. Se lo so. Ma quando? Durante il processo NAR. Quindi dopo il 2 agosto 1980. Non ho mai conosciuto Valerio Fioravanti. Chiedo che venga verbalizzato e non mi venga più chiesto. È tutto registrato, grazie. Non si preoccupi. Ha prima detto di escludere che Cavaldini e Valerio Fioravanti avessero rapporti con i servizi. Perché è così convinto? Perché hanno, insieme a me e a molti altri, dato vita alla lotta armata di destra, spontanea, che è stato il tentativo, l'ultimo tentativo dei, chiamiamoli così, fascisti rivoluzionari, di liberarsi dal controllo della destra. Quindi, siccome hanno dato vita per primi a tutto questo, no, c'è un'altra cosa che forse le rende l'idea. Per controllare qualcuno hai bisogno che questo qualcuno prenda ordini, se no non mi controlli. I NAR non erano controllabili, punto, perché ognuno di noi si faceva un mare di fatti suoi. Se io decidevo di andare a sparare a un poliziotto, mica dovevo chiedere il permesso a Cavallini o a Fioravanti. Mi dispiace dirlo, quando abbiamo sparato a quel povero Cristo a Pisa, perché aveva mandato in carcere Mario Tuti, e non chi era, scusi, il povero Cristo? Mauro Mennucci, è uno dei tanti errori della mia vita, non è che abbiamo chiesto il permesso a qualcuno, abbiamo sparato. E lo stesso se avessimo voluto sparare a un presidente di corte d'assise, a un PM o a chiunque. Quindi i NAR non erano controllabili. Allora, scusi un attimo, mi inserisco io con una domanda. I NAR, che non esistevano perché erano una sigla, no? Quindi non si poteva neanche sapere chi era controllabile o no, visto che non c'era un gruppo NAR, c'erano tanti soggetti che operavano autonomamente e al limite si potevano unire in qualche gruppuscolo di 3 o 4 persone e quindi questo già li rendeva non controllabili. Il controllo non è il farmi fare le cose, il controllo è impedirmi di fare le cose. Beh, cioè se prima, tu non sei se non tu... lei prima ha detto che sta gente veniva cooptata, il che è il contrario, il che vuol dire fare le cose. No, posso? Sì. Allora, noi abbiamo un ambiente d'estrema destra fatto di migliaia di mezzi matti, perché negli anni 60-70 gli estremisti di destra erano in gran parte tutti boia chi molla. Qual è il problema? Il problema è che questi vanno controllati, perché se questi prendono e attaccano con le bottiglie Molotov e ammassano le... Quindi il problema dell'epoca non era fare le cose agli estremisti di destra, era controllare tutto l'ambiente dell'estrema destra. E loro come hanno fatto? Hanno creato queste due strutture, Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, fortemente gerarchiche, dove ogni militante obbediva al suo superiore e in quel modo per 20 anni hanno controllato l'estrema destra. Certo, facendogli anche fare delle cose quando gli conveniva, gli serviva, ma il cuore era impedire che l'estrema destra facesse cose
non utili. Dunque prosegue il mio ragionamento, quindi lei può escludere, lei ha parlato dei NAR che non erano controllabili, o comunque tutti quelli che si firmavano NAR o dicevano di essere NAR, ma lei può escludere che il singolo non fosse cooptabile o controllabile? Allora, Peppe Dimitri dimostra che in questo caso ha ragione lei, perché Peppe Dimitri era un uomo di Stefano Delle Chiaie che si firmava NAR. Però non era così difficile, visto che l'ambiente era abbastanza ristretto, non era così difficile saperle queste cose. Però lei prima ha escluso che Cavallini e Fioravanti fossero controllati o controllabili. Allora, io ci metto la mano. Però mi ha anche detto che lei non ha mai conosciuto Fioravanti, quindi come fa a dire questo? Allora, va bene, non ho elementi per suffragare la mia affermazione. Io sono convinto di questo. Quindi è una sua convinzione. Sì. Beh, andiamo avanti. Ha detto però di aver parlato con Cavallini dell'organizzazione della destra eversiva come controllata dai servizi. Mi sembra che prima abbia escluso che Cavallini potesse avere rapporti con esponenti dei servizi segreti. Glielo ha detto espressamente. Allora, Cavallini veniva dal Veneto, quindi Cavallini, che io sappia, aveva avuto rapporti con Facchini, ma anch'io avevo avuto rapporti con Delle Chiaie, cioè con i capi. Gilberto era d'accordo con me che quegli ambienti dovevamo stare lontano il più possibile perché erano gli ambienti che ci controllavano. Tutto qua. E questo ragionamento con Cavallini, più o meno, quando lo ha fatto? Non mi può chiedere, non lo so, non me lo ricordo. Parlavamo normalmente di queste cose, erano i nostri argomenti di conversazione normali. E ci ha parlato sino a quando? Io Gilberto l'ho visto fino al giorno prima che mi arrestasse. Quindi? Aprile 83. Cavallini esprimeva una avversione anche nei confronti della massoneria gelliana? Non abbiamo mai parlato di massoneria gelliana, quindi anzi con nessuno. Quindi quando lei faceva riferimento ai servizi intendeva proprio solo e esclusivamente i servizi segreti? Sì. Anche se all'epoca erano in parte controllati da Gelli, o comunque posizioni di vertice all'interno dei servizi erano ricoperti da iscritti alla P2. Beh, lui ha parlato di servizi segreti, non ha tirato in ballo la P2, ha detto che non ha mai parlato. Infatti, con nessuno di Gelli. Domanda aggiuntiva. Allora, se vogliamo fare, io se vuole le risposte, sono qui anche mezz'ora, no? È evidente che i servizi segreti fanno parte, cioè il Partito Bianco, però non... Cioè, se Gelli avesse ordinato a qualcuno di fare la strage di Bologna, non gliel'avrebbe ordinato lui, gliel'avrebbe fatto ordinare da qualcuno dei servizi segreti, giusto? Ecco, io personalmente nella mia lotta sono arrivato fino al livello di vedere chi dai nostri è in contatto con i servizi segreti. Se poi c'è qualcuno in contatto con Gelli o con Roosevelt, non ho, insomma, voglio dire, avevo anche 24 anni, insomma. Il dibattito sul ruolo di Ordine 9 di Avanguardia Nazionale ebbe un punto di svolta in cui le affermazioni che facevo io vennero a quel punto date come buone da tutti nel 1977, mi sembra, quando in Spagna Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale si fondono e ovviamente a cascata si fondono anche i gruppi in Italia, no? Il problema è che fino a una settimana prima tutti quelli di Avanguardia Nazionale accusavano i vertici di Ordine Nuovo di essere collusi con i servizi segreti, mentre i vertici di Ordine Nuovo accusavano quelli di Avanguardia Nazionale di essere collusi con i servizi segreti. Allora, nel momento in cui si sono messi insieme, gran parte degli attivisti in Italia ha detto: ah, allora c'è qualcosa che non va, e quindi il gioco lì si è scoperto. Perlomeno per quelli che erano un pochino addentro alle vicende. Da quel momento in avanti, il fatto che Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo lavorassero insieme
dimostrava che erano tutti collusi. Il giornale Quex in che periodo l'ha pubblicato? Quando sono uscito? Dal 77 in avanti. Sino? No, ne ho fatto anche un numero in Francia da latitante, direi dall'81. Quindi fra il 77 e l'81? Sì. 78. Ha detto prima che a Quex collaborava Mario Tuti? Sì. Che era detenuto all'epoca? Sì. Ed era detenuto per cosa? Per omicidio di due carabinieri. Ma era anche imputato per la strage? È stato assolto su richiesta del pubblico ministero Rossi, quindi sì, il fatto che fosse imputato direi che è poco significativo. Sì, ma viene assolto successivamente. Venne prosciolto, vabbè, lo sa anche lei. Nel periodo in cui collabora a Quex, per voi Tuti era anche imputato per la strage? Ma non ce ne fregava niente, perché era evidente che era strumentale. Cioè? Che noi non facevamo le stragi. Nessuno di noi, nessuno dell'ambiente che io ho frequentato nel periodo della lotta armata ha mai saputo direttamente niente della strage di Bologna. Ecco, quindi quando... Quando però c'è stata la strage di Bologna e per molto tempo, ci siamo scervellati in tutti i modi possibili e immaginabili per capire da dove potesse saltare fuori. No, ma vede... Quindi con Mangiameli ho parlato a lungo di questa cosa, ecco. E concordavamo sul fatto che non avevamo più la più pallida idea. Se lei si va a vedere i verbali di Sergio Calore, che è un pentito... racconta degli incontri fra Paolo Signorelli e gli ufficiali dei Carabinieri. No, ma io, Zani, invece ho il piacere di avere lei qui, che mi può riferire. Paolo Signorelli... Calore non ce l'abbiamo perché, come le sai... Sergio Calore, nei suoi verbali, che era parte del gruppo Signorelli, ecco. Sergio Calore, che era parte integrante del gruppo Signorelli, sì. E era forse a un certo momento il braccio destro di Paolo Signorelli, racconta che si incontravano con gli ufficiali dei Carabinieri per organizzare le loro attività. Allora, un attimo, quindi lei sa le cose che ha detto Calore? Presenza diretta non sa niente. Allora, io Paolo Signorelli non l'ho mai conosciuto se non forse 10 minuti in carcere, quindi certo, presenza diretta non sa niente. E quindi lei questa convinzione sull'essere Signorelli in rapporti con i servizi l'ha maturata dopo che Calore aveva collaborato e aveva reso quelle dichiarazioni? Non possiamo però farmi dire le stesse cose. Allora, i vertici di Ordine Nuovo, quindi Paolo Signorelli, Pino Rauti, Clemente Graziani, i vertici di Avanguardia Nazionale, Adriano Tilger, Stefano Delle Chiaie, eccetera, facevano parte di una grossa struttura sopra la quale stavano i servizi segreti. Zani, vorrei... Ma le prove gliene ho date 50, perché se le dico io che c'era Guido Giannettini... Noioso, però le ha ricordato il Presidente e io... Guido Giannettini... E ci interessano, Zani, non le convinzioni. Ci interessa eventualmente sapere da dove sono maturate queste convinzioni. Allora, gruppo... La mia domanda che le ha rifatto anche il Presidente era la fonte... della sua conoscenza sul fatto che Signorelli fosse interno o comunque vicino ai servizi segreti derivava dalle affermazioni di Calore e lei ha detto sì, ha detto io non ho detto quello, ho detto le faccio un favore, si no, vada a leggere i verbali di Calore. La risposta è non posso dargliela 60 volte. Allora, mi sembra che il capitano Labruna, il gruppo di Giancarlo Rognoni, quello che ha organizzato la strage del treno di Nicoazzi, era il referente diretto del gruppo di Paolo Signorelli a Milano. Bene, ma lei tutte queste cose, da chi le ha sapute? Queste cose da loro, che ci vivevano insieme. Da chi da loro? Da Nicoazzi, da Giancarlo Rognoni, da Piero Battistone, da tutti quelli della Fenice che incontravano normalmente. Sulla Bruna. Torniamo a Signorelli, al gruppo Signorelli. Bordoni. Il problema non è Signorelli come persona, cosa so di lui. Ecco. Beh, sa, lei ha fatto un Giorgetti fa parte della Lega Nord. Ma guardi, a me non interessa. Non divaghiamo. Non interessa quello che... Visto che lei fa dei nomi e dei cognomi, oltre che delle aree. Allora le aree. E le ho chiesto innanzitutto, ci sa dire chi sarebbe stato a comporre questo gruppo Signorelli? E lei ha fatto il nome di Sergio Calore. Marcello Iannilli. Ecco, Marcello Iannilli. Poi qualcun altro?
Allora, io direi che, siccome le dichiarazioni di Sergio Calore sono agli atti, sì, le possiamo leggere, abbiamo già arato, come è già stata usata l'espressione, sì, che è già stata usata abbondantemente questo campo, io gli ho fatto delle domande, lei le ha già fatte, il testo mi sembra molto intemperante, io sono qui per dirigere il dibattimento e non per contenere le persone, ecco, quindi passiamo ad altro, anche perché ci andremo a rileggere quello che lui ha detto. Sì, sì, Presidente, ero solo interessato. Visto, ho capito, però lei si attenga a quello che le ho detto adesso. Passiamo ad altro. Sulla domanda del relato non c'è dubbio. Mi chiedevo se poteva darci degli altri riferimenti. L'ha già detto, ha fatto anche dei nomi, li valuteremo. Andiamo ad, passiamo ad altro. Esaustiva la risposta, non può darci altri nomi come appartenenti al gruppo Signorelli. Se secondo lei il test è stato arato anche sotto quel profilo, io mi fermo. Ovviamente. Sì, è stato arato, quindi benissimo, ararlo ancora non è il caso. Benissimo, allora l'altra domanda invece è di diversa natura, anche se contigua. Lei ha fatto riferimento prima, è stato ricordato l'uccisione del dottor Occorsio, ricordava anche chi ne fosse stato l'autore, giusto? E ha anche detto, se ho capito bene, che fu un ordine emanato dai vertici di Ordine Nuovo, quello di uccidere il dottor Occorsio, giusto? No. 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 Allora, vede, forse avevo sentito male, se può ripetere. I vertici di Ordine Nuovo avevano deciso di ammazzare Occorsio, ma in realtà, quando, questo me l'ha raccontato Concutelli, quando lui venne in Italia, lo bloccarono. Gli dissero, fermo, stai lì, adesso poi facciamo qui, poi fra un po', eccetera. Lui prese e andò a ammazzare Occorsio. Quindi fu un'iniziativa autonoma di Concutelli, sganciata da quello che poteva essere un riferimento dei vertici di Ordine Nuovo. Grazie. Forti parte civile. Senta, le torno un secondo sulla vicenda di Via Monte Asolone. Le chiedo, lei prima ha dichiarato, in relazione a quello che ha dichiarato poc'anzi, che Paolo Stroppiana viene arrestato, poi viene infiltrato dai carabinieri e in seguito all'infiltrazione vengono commesse anche due rapine che, ha detto lei, le sono state fatte fare, lasciate fare dai carabinieri. Ecco, è una affermazione piuttosto forte. Ecco, può dire alla Corte come ha avuto contezza sia dell'infiltrazione sia del fatto che le rapine sarebbero state permesse in qualche modo? Allora, innanzitutto delle due me ne ricordo bene una, l'altra credo sia stata proprio una banchetta fatta al volo, ma non mi ricordo qual è. L'altra è una banca sulla Cristoforo Colombo a Roma. E noi ci troviamo a Roma, eravamo un gruppo, eravamo io, Carlo Di Ciglia e un altro ragazzo veneto, non mi ricordo chi era, e Pasquale Belsito, mi sembra Stefano Soderini. Siamo a Roma e siamo in ristorante, Stroppiana si alza e se ne va 10 minuti, poi ci spostiamo dove dobbiamo fare la rapina, facciamo la rapina e scappiamo e ci troviamo in un altro locale. Mi si avvicina a Belsito e mi fa, Fabrizio, ma com'è possibile sta cosa? Che cosa? Quel tizio là, e mi indica una persona, era nel bar dove eravamo prima di fare la rapina. Io su un momento dico, ma dai, gli assomiglierà, non ci penso nemmeno. Dopodiché ci mettiamo d'accordo, allora andiamo via tutti, andiamo via in treno, ci hanno arrestati tutti alla stazione, ci aspettavano tutti alla stazione. Quindi questa è stata la... Poi dopo abbiamo rielaborato il tutto, abbiamo detto, vabbè, è evidente. Quella persona che lei ha incaricato di andare a vedere, Alex Tognazzo, sapeva che c'era il rischio di essere arrestato andando dentro la parola, sapeva. Ecco. Sì. E come l'avete convinto? Coi soldi. Coi soldi. Gli ha dato coi soldi, poi gli ha dato anche delle dritte, ha detto. E dopo questo episodio non ha più avuto rapporti, si sono interrotti con... No, anche perché si è incazzato parecchio, perché forse io gliel'avevo messa un po' più dolce di com'è. Ho capito. Senta, poi torno su Ordine Nero. Avete fatto degli attentati, ha detto dimostrativi, che tipo di attentati? Allora, abbiamo fatto un palazzo di giustizia, un'azienda che produceva olio sofisticato. Vabbè, questa è la domanda che gli aveva fatto il pubblico ministero. Intendo dinamitardi. Ecco, e può specificare con che tipo di esplosivo usavate? Dinamon.
Dinamo, però risulta da una sua deposizione fatta al processo, direi di appello bis, a Brescia, che si rende conto che non era poi Dinamo in realtà. Allora, i primi li abbiamo fatti col Dinamo, no? Sì. E uno dei motivi per cui io ho scoperto il controllo dei servizi sui gruppi è che a un certo punto, non mi ricordo se una bomba non scoppia o qualcosa del genere, o una perizia, viene fuori che l'esplosivo che ho utilizzato è ANFO, che è un esplosivo della NATO. Allora prendo un altro del gruppo, gli dico: senti un po', ma questo esplosivo da dove cazzo arriva? Senta Zanni, gli ho detto che non siamo al bar. Chiedo scusa. Siamo tutti adulti e vaccinati, ma però ho detto proprio così. Scusatemi, da dove arriva questo esplosivo? E lui mi disse: l'ha fatto arrivare Luciano Benardelli, che era uno dei nostri che stava in Abruzzo. E dopo, cioè, ci arrestano e al processo salta fuori che questo Luciano Bernardelli aveva dei contatti strettissimi col capitano Dovidio, che era un uomo dei servizi segreti, quindi, e che ha dato l'esplosivo a ordine nero. Quindi è corretto dire che questo episodio è uno di quelli che le fa avere contesta convinzione di questo controllo. Certezza. Ecco, e sentore di contatti le continuate a avere anche dopo la sua scarcerazione, nel periodo successivo alla strage di Bologna, cioè l'esistenza. Ti ho detto, Giorgio Vale è stato ammazzato per quello fra il 78 e l'80. Che lei sappia, Soderini aveva rapporti con poteri occulti? Che lei sappia? No, io so di no, perché Soderini era un bambino. Era un bambino. Chi vi dava l'esplosivo? Non abbiamo mai usato esplosivo. Non c'è nessuna azione mia dopo che sono uscito dal carcere per ordine nero, non ho mai più toccato un grammo di esplosivo in vita mia. Ma prima ha parlato di esplosivo lei? Ai tempi di ordine nero. Chi ve lo dava? Allora, il Dinamon è una cosa che si trova nelle cave, quindi avevamo... Nelle cave di... E... poi un esplosivo simile al Dinamon si fa con nitrato d'ammonio, che si compra normalmente, all'epoca almeno si comprava normalmente nei consorzi agrari, perché è un concime, uh-huh. E l'ANFO ce lo davano i servizi segreti. Ok, senta, queste sono richieste di informazioni che le faccio, sono cose che riguardano lei. Lei sa che rapporti avevano Carmine Palladino e Stefano Delle Chiaie? Allora, Carmine Palladino era di Avanguardia Nazionale e aveva rapporti diretti con Stefano Delle Chiaie. Era un uomo di Delle Chiaie? Era un uomo di Stefano Delle Chiaie, che raccontava normalmente nel carcere di Novara, prima di essere strozzato, raccontava normalmente agli altri detenuti com'era bella la vita in Sud America, a frustare gli indios, quei subumani degli indios che lavoravano nei campi, e loro passavano coi cavalli e li frustavano. Questo era Carmine Palladino. Lei questo si ricorda da chi l'ha saputo, di queste confidenze? Tutti con Cutelli. Loro. Voi avete definito, mi sembra nel numero 5 di Quex, Ermanno Buzzi un infame traditore. Mi sembra qualcosa del... Se non era infame... Traditore escluderei, è Craselli infama, l'infama. Vabbè, comunque infame o traditore non è che siano molto lontani come epiteti. No, perché traditore vuol dire che fai parte di un'organizzazione e la tradisci. Infame vuol dire che infami qualcuno, anche se non lo tradisci. Come dire? Esacre l'infame. E Crasè l'infame. Schiacciare l'infame. Ok. Dopo un po' Buzzi è stato ammazzato in carcere. Lei sa perché è stato ammazzato? Allora, a costo di apparire paranoico, il fatto di mandare una persona su cui abbiamo scritto con nome e cognome sul giornale dei detenuti, che è un infame, mandarlo nella stessa sezione di Mario Tuti e Pierluigi Concutelli, io penso che l'abbiano voluto fare ammazzare. Quindi lo hanno mandato là per farlo ammazzare? Non potevano non ammazzarlo. Cioè, era impossibile per Tuti e Concutelli trovarsi in mano
un infame e non ucciderlo, quindi l'hanno mandato coscientemente a morte. Quindi il fatto che voi l'aveste definito un infame da schiacciare era stato preso in grande considerazione da tutti e Concutelli, se poi l'hanno Concutelli, ammazzato. Da tutti e Concutelli sì, ma non è tanto che addirittura credo che l'articolo l'avesse scritto Concutelli, non voglio sbagliare. Concutelli non scriveva su Quex. Comunque Quex era il giornale dei detenuti politici di estrema destra, quindi è chiaro che quello che scriveva aveva rilevanza. Però, se mi permette, avere messo il nome di Buzzi in quella lista, in quella rubrica, in realtà per lui era quasi un'assicurazione sulla vita. Senta, lei mi può dire quali erano a fine anni 70 e inizio anni 80 i gruppi di estrema destra a Roma? Allora, i gruppi politici erano sostanzialmente due, Costruiamo l'Azione e Terza Posizione, e i gruppi armati erano sempre due, INAR e il Movimento Popolare Rivoluzionario. Ha mai sentito parlare di Lotta di Popolo? Lotta di Popolo è molto più vecchio, degli anni 60, e è un... Dagli atti risulta prima metà anni 70. Vabbè, comunque è molto più vecchio e diciamo che Terza Posizione viene giù in linea diretta da Lotta di Popolo tramite Walter Spedicato, che era uno dei fondatori di Lotta di Popolo. Ok, e invece Lotta Popolare, che è diverso, no? Lotta Popolare era una corrente del movimento sociale guidata da Signorelli, e in realtà era Ordine Nuovo. Era Ordine Nuovo, un'emanazione di Ordine Nuovo. Quando viene costituita, si ricorda quando viene costituita Lotta Popolare? Quando io è successiva Lotta di Popolo? Molto successiva, è quando io sono in carcere. Però guardi che Lotta di Popolo non è la metà degli anni 70, è sbagliato. Perché quando io arrivo a Milano nel 1970, due militanti di Lotta di Popolo vengono picchiati davanti alla mia scuola. Quindi è fine anni 60, inizio anni 70. Comunque Lotta Popolare, adesso stava parlando di Lotta Popolare, è molto successiva. È dopo il 75-76. Sì, ed è un'emanazione di Ordine Nuovo guidata da Signorelli, ha detto. Sì. Ne faceva parte anche un tale Carlo Alberto Guida? Carlo Alberto Guida è il chirurgo plastico, giusto? Sì. Sì. Che ruolo aveva Carlo Alberto Guida? Non lo so, lo conosco solo di nome. Quindi non sa che... Comunque, risulta che faceva parte di Lotta Popolare. Sì, era di Ordine Nuovo. Quindi ok. Senta, tornando al covo cosiddetto operativo di Torino, lei prima ha detto che ci lavorava Stroppiana. Che lavoro faceva Stroppiana? Rappresentante, ma non mi ricordo di cosa. In questo periodo, quindi, Mangiameli le manifesta dei timori di infiltrazioni di Terza Posizione da parte dei servizi? Parlavamo normalmente della vicenda di Peppe Dimitri, che ad Inolfi e Fiore non riuscivano ad accettare il fatto che fosse un infiltrato o comunque uno che li controllava, e sia io che Mangiameli insistevamo sul fatto che non poteva essere diversamente. Lei ha avuto contatti con Vinci Guerra? Ahimè sì, l'ho conosciuto nel carcere di Porto Azzurro e lì avevo fatto il colpo della mia vita, ero riuscito a farmi dare una lettera di presentazione per Stefano Delle Chiaie, quindi poi però dopo pochi giorni si rese conto dell'errore e me la chiese indietro, la stracciò e mi disse che me l'avrebbe fatta pagare. Ma perché lei aveva chiesto una lettera di presentazione? Per arrivare a prendere Delle Chiaie. Voleva, quindi lei voleva infiltrarsi? Noi volevamo sparargli. Ucciderlo? Noi volevamo sparare. Ho capito. Senta, che cos'era l'operazione Tenaglia? L'operazione Tenaglia è quella che io ho chiamata io così. È il fatto di avere non una struttura che controlla un ambiente, ma due strutture che controllano un ambiente che reciprocamente ufficialmente si scannano, in modo che chi non sta con una, invece di mettersi a fare il cane sciolto, finisce con l'altra. Questa è l'operazione Tenaglia, Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale.